Sabato sera al Golden Eye di Ortanova, la musica dei San Gennaro Team è stata protagonista con lo spettacolo Bionables Live. I San Gennaro Team rappresentano l'unione di quattro musicisti napoletani. La band infatti è composta da Rosario Germano, Roberto Giangrande e Gianni Guaracino, che nella loro carriera hanno suonato con il grande Pino Daniele, con varie esperienze sia in studio che dal vivo. Band impreziosita dalla voce graziosa di Clara Arcucci. Non un tributo a Pino Daniele, ma l'insieme di brani che hanno occupato la loro carriera, quindi anche canzoni classiche napoletane come O Sole Mio o Anima e Core. In particolare i brani di Pino Daniele sono stati ritratti, ma senza intaccare l'originale, in chiave soft jazz. A margine della serata abbiamo ascoltato i musicisti della band. Allora, con i San Gennaro Team, una grande band che rappresenta la musica partenopea, la grande musica, la bella musica, tante esperienze in giro per l'Italia con Pino Daniele e in tante altre occasioni, questa sera per il Golden Eye, ospiti di un locale che propone sempre bella musica. Sì, insomma, siamo onorati di venire qui a portare questo nostro progetto che comprende dei pezzi di Pino Daniele e dei pezzi classici napoletani in un modo un po' più international, insomma, per cercare di esportare questa musica anche all'estero. Anche i pezzi di Pino, abbiamo scelto delle versioni, alcune in inglese, alcune in portoghese, proprio per cercare di andare oltre l'Italia, per portare fuori questa musica che comunque in ogni caso ormai i pezzi di Pino Daniele sono entrati nella tradizione partenopea, insomma, e quindi fanno parte di classici napoletani. Cioè Alleria può essere considerata la strega di Anima e Core, insomma, questo è il mio parere. Ecco, come è nata questa idea? L'idea è nata proprio da, principalmente fu un'idea mia di mettere su questo gruppo chiamandolo San Gennaro Team. Poi è venuto tutto facile, insomma, pensando queste versioni un po' soft jazz dei pezzi, ma non solo, insomma, anche perché tutti noi, per esempio Gianni ha suonato con Pino, Roberto ha suonato con Pino, Clara è l'unica che non ha suonato con Pino Daniele, però è entrata talmente bene nella situazione che sembra che abbia cantato con Pino pure lei, quindi poi bisogna avere la voglia di fare le cose, di farle bene, di essere fedeli a quelle che l'ha fatto per primo. Quindi noi conoscevamo bene Pino a fondo, sia come musicista che come amico, quindi sappiamo che cosa gli avrebbe potuto far piacere e che cosa non gli sarebbe piaciuto del nostro gruppo, quindi abbiamo cercato di immaginare quello che lui pensava in certi momenti quando abbiamo fatto questo disco e quando facciamo i live. Ecco, Pino Daniele ha lasciato una grande eredità musicale con un'infinità di brani, un'infinità di dischi. La musica italiana però va in controtendenza. Oggi nelle radio è sempre più difficile ascoltare musica di qualità. Napoli però, se vogliamo, si conferma una capitale musicale italiana. Questo ti rispondo, Roberto. Napoli è sempre la capitale della musica. E che chiaramente i tempi cambiano, le tendenze sono diverse. La cosa importante è quando qualsiasi tipo di progetto tu fai, lo fai con pulizia, con sincerità, con onestà. E ritornando al discorso dei San Gennaro Team, c'è questo aspetto che io trovo fondamentale, il rispetto reciproco che c'è tra di noi, l'atmosfera rilassata e l'energia positiva che c'è tra di noi. Nel momento in cui ci sono questi presupposti, qualsiasi progetto va avanti perché arriva alla gente, e quando noi vediamo che quello che facciamo colpisce lo spirito della gente, la loro sensibilità, soprattutto in un progetto che di questi tempi può essere troppo facilmente accomunato a Pino. Noi non siamo una cover band, non lo saremo mai, anche perché abbiamo brani in lavorazione inediti, molti scritti da Rosario. E diciamo che questo è un progetto fatto e portato avanti con un pensiero a Pino, non è neanche un omaggio, se vogliamo, perché gli omaggi se ne fanno tanti, se ne sono stati fatti tanti, anche troppi. Credo che nel momento in cui uno fa una cosa rivolgendo un pensiero positivo, è energia positiva che va anche per gli altri. Ed è positivo poi quando realtà come quelle di questo locale propongono sempre buona musica e ottimi progetti. Ci siete voi questa sera, ci sono stati grandi artisti come Antonio Onorato e tanti altri protagonisti della musica italiana. Molto, veramente un bel locale, mi è piaciuto subito appena sono entrato, questa atmosfera anglo-americana
Bello, molto bello, mi piace. Buono il Golden Age. Ok, grazie e buon live. Grazie.